vision on the Tooling Country Road. Lord, I pray, let them be saved. Devo trovare un autore che ho amato molto tradurre, è questo scrittore che però non traduco più, che adesso è tradotto da una bravissima traduttrice, ma che si chiama Percival Everett, che io chiamavo Percival Everest perché alcuni libri erano molto difficili, che ho tradotto per Nutrimenti e con cui mi sentivo molto a casa, anzi sicuramente mi ha prestato qualcosa anche dal punto di vista della scrittura e poche volte mi sono divertito tanto, sì. Be playing your fool. Ultimamente ho tradotto un classico che è Il Circolo Pickwick di Charles Dickens e pone un mucchio di problemi. Sai, tradurre un libro poi di 1000 pagine è anche come avere un cane in casa, un ospite, non lo so, una cosa con cui convivi per un lungo periodo, con cui hai un rapporto alla fine viscerale quasi, insomma continui costantemente a lavorare su questo testo e quindi è anche per certi versi doloroso separarsene, è commovente, è stato un libro che però mi ha posto un sacco di difficoltà, un mucchio di problemi belli anche da risolvere, comunque un libro straordinario, ma non sta a me dirlo. Ma di sicuro oggi si traduce meglio che in qualsiasi altra epoca, nonostante gli svarioni che capitano a tutti, gli errori, i libri sono tradotti meglio che 30, 40, 50 anni fa. Dal punto di vista della traduzione è sempre stata importante, se pensiamo soltanto alle traduzioni della Bibbia, la Bibbia inglese per esempio è stata tradotta in un bellissimo inglese, la Bibbia di Re Giacomo, la King James Bible cosiddetta, che ha quasi fondato la lingua inglese insieme a Shakespeare. Da noi la lingua della Bibbia è una lingua abbastanza barbosa, ma ha sempre avuto una grandissima importanza nel dialogo tra i popoli. Oggi ha, sì, forse ne ha di più, non lo so, francamente, sì, può essere. Must I always be playing, playing? Sì, di recente ho riletto I Promessi Sposi, che tra l'altro è un'esperienza. In realtà è come leggerli, non è tanto diverso da leggerli, perché pur avendoli affrontati non hai mai quella lettura distesa, lineare che hai quando ti siedi su una poltrona e leggi un libro, conosci già i personaggi, gli episodi, è uno strano libro, anzi è un libro così forte in realtà che ha come cancellato se stesso, nessuno lo legge più. Dentro il libro mi sono divertito a ritrovare che Manzoni definisce l'hangover spranghetta, con questo termine che c'è sul dizionario italiano ancora ma che non usa naturalmente nessuno, che però dà abbastanza l'idea di quel pernicioso mal di testa del giorno dopo. In giro sempre con tutti i miei amici costantemente, anche quando non ho bevuto. Questo è più difficile perché è un termine che non capisce più nessuno se non i miei poveri amici. Head on collision on the Tooling Country Road. Lord, I pray, let them be saved.